La parola di Dio ha autorità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo con gioia il Vangelo di oggi, che è Luca 4, 31, 37. In quel tempo Gesù scese a Cafarnao, città della Galilea, e in giorno di sabato insegnava alla gente. Erano stupiti del suo insegnamento, perché la sua parola aveva autorità. Nella sinagoga c'era un uomo che era posseduto da un demonio impuro. Cominciò a gridare forte: «Basta, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E il demonio lo gettò a terra in mezzo alla gente e uscì da lui, senza fargli alcun male. Tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: «Che parola è mai questa, che comanda con autorità e potenza gli spiriti impuri ed essi se ne vanno?» E la sua fama si diffondeva in ogni luogo della regione circostante. Amen. Carissimi amici, siamo all'inizio del ministero pubblico di Gesù. E Gesù scende a Cafarnao, questo paese davanti al mare di Galilea, e proprio lì a Cafarnao inizia il suo insegnamento. Tutte le persone che lo ascoltano si accorgono che non è un rabbì qualunque. Vedono, sentono che il suo insegnamento, le sue parole hanno autorità, così dice l'Evangelista Luca. E la gente era stupita. Se è stupita la gente, significa che non era abituata ad ascoltare parole e insegnamenti pieni, intrisi di autorità. Cosa significa autorità? In greco exousia. Significa una potenza dall'alto. La parola di Dio è potente e in Gesù si è manifestata perfettamente. Quello che proclamava avveniva. Gesù è Dio. E quando parla, crea. Quanto è importante prendere coscienza oggi. Quindi non è solo un racconto storico. Peccato che noi non siamo vissuti 2000 anni fa. Avremmo potuto ascoltarlo, Gesù. Abbiamo il Vangelo, ci è stato consegnato nelle nostre mani. Il problema è che spesso noi lo teniamo chiuso e lo mettiamo da parte. Ma la parola di Gesù è viva nel Vangelo. Se prendessimo la lettera agli Ebrei, al capitolo 4, versetto 12, noi proprio leggiamo quello che dice San Paolo. La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio. E in greco, quando dice viva, usa un participio presente, zon, che significa vivente. La parola di Dio, fratelli e sorelle, è vivente oggi come lo era 2000 anni fa quando Gesù parlava con autorità. Quello che Gesù diceva veniva messo nella concretezza, nella realtà. Veniva trasformato, potremmo dire, in carne. Proprio come Giovanni stesso lo dice nel prologo, il Verbo si è fatto carne, che è Gesù. E Gesù parlava e il suo Verbo, le sue parole, si facevano carne, realtà. Tanto che nella sinagoga un uomo posseduto da un demonio, che era rimasto sempre lì, in quella condizione, nessuno mai aveva potuto operare, quando è arrivato Gesù, con la sua parola, dice: «Taci, esci da lui», e il demonio se n'è andato. Ma tutti, i rabbì, i farisei, gli scribi, i dottori della legge, lì presenti, con tutta la loro cultura, mai avevano saputo scacciare il male, il demonio da quell'uomo. Soltanto Gesù, Dio, ha fatto questo.
la parola di Dio. La parola di Gesù è efficace. Noi non crediamo abbastanza nella forza, nella potenza, nell'autorità di Dio che ci ha dato la sua parola. Al versetto 36 è scritto: tutti furono presi da timore e si dicevano l'un l'altro: che parola è mai questa? Che comanda con autorità e potenza agli spiriti impuri ed essi se ne vanno. La parola di Dio è efficace, fratelli e sorelle. Lo voglio ripetere, perché noi cristiani molto spesso la mettiamo da parte. Allora, qual è la via oggi? Che cosa ci vuole dire il Signore con questo Vangelo? Ogni giorno, caro amico, cara amica, ogni giorno prendi in mano il suo Vangelo. Ascolta le parole di Gesù, perché hanno autorità nella tua vita, perché questa parola può creare nel tuo cuore, nella tua mente, in tutta la tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, in tutto il tuo essere, qualcosa di nuovo. Dobbiamo credere che questa parola è viva, che questa parola è vivente, continua a vivere. Non è morta, non è un libro da biblioteca, la Bibbia. Certo, lo puoi studiare, lo puoi analizzare, ma soprattutto è un libro con parole viventi che parlano al tuo cuore e hanno la capacità di trasformarlo. Addirittura, se prendiamo l'episodio di oggi, possiamo dire che la parola di Dio, la parola del Vangelo ha la capacità di liberarti, liberare il male che c'è in te. Perché nel momento in cui tu lo leggi, tu ci credi e tu lo proclami, Gesù stesso entra in te, opera in te, ti trasforma e scaccia il male dalla tua vita. Se noi ci credessimo, fratelli e sorelle, sarebbe più il tempo che preghiamo con la parola che non facciamo altro. Perché c'è un'efficacia, c'è una potenza, fratelli e sorelle. È da sperimentare questo. Quindi gli diciamo: vieni Spirito Santo oggi, entra nella mia vita, entra nel mio cuore. Spirito Santo, ho bisogno di una nuova unzione della tua parola. Spirito Santo, voglio fare esperienza che attraverso le parole di Gesù io posso esercitare autorità nella mia vita. E il Vangelo stesso viene a liberarmi, viene a guarire il mio cuore, viene a rendere libera la mia vita, a renderla più bella, a renderla migliore. Spirito Santo, aumenta in me la fiducia nelle parole di Gesù, nella preghiera. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ecco, cosa dobbiamo oggi proclamare come slogan? La parola di Dio ha autorità. E lo proclamiamo dicendolo: autorità nella mia vita, nel mio lavoro, in quelle cose che faccio, che decido e che sottometto a Dio. Amen. Grazie per avermi accolto. Buona giornata. Ciao. Pertenece a ti, tu misericordia, yo canto, tu amor, tu fidelidad, te agradezco por mi vida.
a Dio.